Campanella! Ping, 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 ping! Ad server, lo chiamiamo Peoland. Cristo, che cringe. Failed to connect, ottimo inizio. Oh, bello de papa, io sono dentro, cioè, l'esperienza di gioco di Minecraft inizia bene. Già sono 5 minuti di registrazione. Bene, un file pesantissimo per chi su che ci metterà una vita a scaricare. Però viene pagato. Allora, aspetta. Come ti chiami su Minecraft? Non lo so. Benissimo, allora. Apri la condivisione schermo, santa madonna di Dio. Oh mio Dio. Ah, vorrei dare un pugno. Ok, risolviamo e poi riniziamo a registrare. Sei entrato? Sono dentro. Oh shit. Ma è la skin di default, che brutto. Ma ti ho detto che volevo prendere una skin nuova. E ti prendo schiaffi, porca cazzo, scemo. Vai in acqua, come faccio a mettere la skin nuova? Allora, esci. Quit game. Quindi allora, rifermo la registrazione. Sì. Ciao bambini, questo è Electric Apu e vi starete chiedendo perché Cristo Electric Apu è su fucking Minecraft e deve grabbare i soldi. No, semplicemente all'epoca in cui Minecraft andava tanto aveva come target, almeno i video su YouTube avevano come target i bambini, siamo sinceri. Quindi io non consumavo Minecraft, non guardavo Minecraft, ma recentemente Minecraft sta avendo una nuova rinascita e chi porta Minecraft, tra cui anche PewDiePie e altri, non parlano come se stessero parlando i bambini. Per dire, un paragone come chi oggi fa i video su Brawl Stars o Fortnite. Dico ciao a tutti, questo è 10.000 like, perché se facciamo 10.000 like questa sfida la portiamo wow di nuovo, e poi vostra mamma è la numero uno, wow, iscriviti, quelle robe lì, no? E i giocatori di Minecraft, persone anche che conosco, con cui ho sempre parlato e che sono anche amici, assolutamente, io parlo soltanto di fatti, non è un insulto né una critica la mia, anzi, se sono riusciti a prendere quello che potevano di visualizzazione vuol dire che il loro lavoro lo sapevano fare, così come oggi quelli di Brawl Stars si fanno i loro milioncini di visualizzazioni perché il loro lavoro lo sanno fare, ovvero parlare a chi guarda di più, i bambini. Noi non siamo qui per puntare i bambini, siamo qui semplicemente perché ho trovato una nuova, rinnovata curiosità per questo gioco. Oggi ho un esperto al mio fianco, un vero esperto, e non sto scherzando quando dico che diavolo è? Giulio, ma sei Ram! Ci credo, ma ti adoro! Guarda Giulio, siamo Rem e Ram di Re Zero. Aspetta, che ti devo dare un bacio. Stavo dicendo, un vero esperto con me, perché Giulio, magari mi può dar l'idea che sia un bamboccione che gioca così a caso. Invece no, è un vero esperto. Infatti ultimamente, mentre che lui crea cose nel server di Sasha, io sono sempre curioso, me li fa vedere con anticipo e sono il primo che fa wow, fammi vedere lì, fammi vedere là, che cosa hai fatto lì. Quindi, con il suo supporto, sopravviverò, giusto? Secondo me, come primo obiettivo per questo video, no. Basta così. Almeno costruire una casa con un paio di letti dentro, rigorosamente matrimoniali, e mi insegni anche a, non lo so, allevare vacche, okay. Cioè qualcosa che mi permetta di sopravvivere, l'essenziale. Allora, secondo me la base è di Minecraft per iniziare. Oh, un pollo! Mamma mia, questo pollo! Per iniziare un mondo, madonna, ti do una botta. Ok, ho già perso un cuore intero, stai buono. Per iniziare un mondo, la base è scegliere un posto dove ricarsi all'interno del mondo. Ok, quindi vicino a un corso d'acqua, magari? Corso d'acqua, cosa cacchio sei, Bear Grylls? Corso d'acqua, poi te lo crei se lo vuoi. Però un bioma che ti piace, i biomi sono... Io voglio la giungla, come da te. Scegli una direzione, iniziamo a camminare in quella direzione, appena vedi un bioma che ti piace, scegliamo. Ok, di qua. Andiamo un po' all'avventura, come piace a te. Sì, perché io quello che preferisco è vedere dei video di Minecraft attuali, quando tipo dicono oggi andiamo a cercare qualcosa da fare. Allora, qua per esempio c'è un bioma che si chiama palude, vedi che l'acqua diventa un po' stagnante. Okay. Per muoversi nella palude conviene fare delle barche, quindi io ti direi pigliati del legno, non dal mio stesso albero magari, così facciamo... Però tocca fare un banco da lavoro, quindi... Esatto. Ma non ce l'ho il... Ah sì, non ce l'ho le recipes. Dove ce l'ho le recipes? Dove? Vedi il libro verde sotto? Sì. Okay. Allora, fai le assi di legno. Ok, adesso che ce l'ho, che ci faccio? Ne metti 4 nel menu, nelle ricette rapide. E c'ho il banco da lavoro, ok. Ok, lo piazzi. Oh mamma, che difficoltà. Oh mio Dio, così difficile. Lo piazzi. Banco. Oh, bravo bambino. Fai una U con le assi di legno, una U. Ma perché tocca ricordarsi tutta sta roba? Ma davvero? Se no ci sono anche nelle ricette, però così fai prima se te le ricordi. Con la barca, ok. Adesso riprendi il banco da lavoro per... Come per si apre il menu? Va bene, lo riprendo io il banco. No, lo riprendo io. A parte che possiamo andare in due su una barca. Come faccio a scendere dalla fucking barca? Non mi scende più. Non scendo dalla barca, vai, Giulio. Shift per scendere.
Wow, sono sceso lì. E per risalire? Oh no, non sto affogando. What? È così strano giocare a Minecraft. Allora, in barca ti conviene premere una volta F5. Perché? È una visione più ampia della Terra. Vedo più ampiamente la Terra improvvisamente. Ottimo consiglio. Ma perché stiamo driftando? Perché in barca drifti. Che figata. Devo dei fiorellini blu. Sai che ci sono dei fiorellini blu che si chiamano Non ti scordare di me? Non è vero. Ti giuro. Ecco, possiamo scendere. No, voglio andare ancora sulla barca a driftare. Guarda. Prendi sta barca. L'hai presa? Sì, l'ho presa. E andiamo. Si sta facendo buio, Cristo. Non abbiamo neanche trovato delle pecore per dormire. Non so se devo alzare la luminosità, ma qui quando è buio, per me è buio. Cioè, io vedo nero. Cioè... The screen turned black. And I don't just mean black. Dove Cristo sei andato? Sono andato sempre dritto, sempre dritto. Ah, ok, ti vedo a malapena. Io non vedo più un cazzo. Cioè, io Dai. Non vedo più. Alza la luminosità. Oh, sento dei rumori. Sono zombie! No, Giulio! Giulio! Non vedo niente. Max. Oh, shit, I can see. Adesso ci vedo. Adesso posso combattere. Per informare i gentili spettatori e Kisuke che sta editando, il verso... deriva dalla piccola ram che Giulio mi ha vinto in Giappone, la peluciotta che si vede, no, non si vede dall'inquadratura. E questa peluciotta... negli occhi, quello nero non va guardato negli occhi. We're not racist. Io come essere umano o io come giocatore? Come giocatore, ovviamente. C'è un villaggio! Quindi un bene o un male? È un bene, ma che figata! Ma c'è un bambino che dorme! Ah, ma chi se ne frega del bambino? Vai via, bambino. Poverino, sta piangendo, sembra. Gna! Il mio letto, oh, gna! Ok, qua ci sono delle pecore. Allora, fai una roba. Tu intanto piazza il letto e inizia a dormire. Sto appena... No. Ma qui quando tu trovi villaggi puoi rubare via il mondo, le porte. Porta è inutile, tanto si fanno con legno, però che ne so, le torce, le crafting table, tanto in sto villaggio chi ci torna mai più. Comunque Giulio, andiamo, dai, scegliamo dove andare e finiamo l'episodio. Aspetta, perché io voglio trovare un posto dove stai vivere. Lasciando indietro un ben di Dio assurdo. Bello il tuo smeraldo. Oh, ma qua c'è dell'oro, dell'ossidiana. Tieni, prendi il pane che è qui dentro e mettiti anche un elmo. Sì, però bruttissima Rem con l'elmo. Tanto non la vedi. Ma tu mi vedi. Andiamo Giulio. Andiamo. Andiamo in un altro posto. Dove? In un bioma che mi piace. Io voglio che la nostra casa sia sul mare. Cosa vuol dire? Io lo voglio sul mare perché un giorno voglio poter dire: voglio partire per l'avventura e prendo il mare, oppure prendo la terra. Mi segui? Ma possibile, ho mangiato adesso. Perché c'ho fame di nuovo? Che se corri con control consumi la fame. Con control si corre più veloce. Sì. What? Madonna, io pensavo fosse basilare. Wow, sono velocissimo! Adesso... prima eravamo in... ma un lago ti va bene lo stesso, è proprio il mare. Ah, se dal lago possiamo piano piano aprire un'entrata verso il mare? Direi proprio di no. Ma io voglio il mare! Non so cosa dirti, Felipe. Non mi chiamare per nome, mi cringe. C'ho famissima, Giulio, sto per morire. Due, tieni, basta. Ma quando l'hai cotte? Prima, mentre tu facevi cose nel villaggio. Dove l'hai cotte? Come hai fatto a cuocerle? Con una fornace. Quando l'hai fatta la fornace? Oh mio Dio. Ma tu già c'hai le picche, i picconi, le cose. Quando l'hai fatto? Oh mio Dio, non vedo niente. Nel villaggio c'erano sia le fornaci che la crafting table. Io non ho visto nessuna fornace e nessun crafting table. Tu hai guardato un'unghia di quel villaggio. Sai come mi chiamavano? Fast and Furious Tokyo Drift. Ma se premi contro vai più veloce anche qui, È vero? Ora che ho te al mio fianco, Giulio, tutto andrà bene. Andrà tutto bene. Ora che ho Rambo. Che Rambo. Rambo. Là in fondo secondo me c'è il mare. Guarda, non c'è un anche monte. Anche secondo me è troppo piatto. Ecco, sono parte delle montagne. Va. La costruiamo qui una casa. Sto iniziando a cucinare. Come? Con le pecore che ho ucciso. Ma hai già fatto una fornace? Ho una pe... Perché stai scavando terra così? Perché voglio la roccia. Ah, tu sapevi che era là in fondo? No, non lo sapevo, ma è scontato. Possiamo fare una casa ipogea? Cos'è? Una casa sotterranea. Sì, ma è una roba terribile. No, la voglio. Sì, ma scava con qualcosa, cioè io ho già fatto gli utensili in pietra, con questi scavo molto più veloce. Ok, me ne fai uno. Io. Ok, pensaci tu. No. Io intanto inizio a scavare il buco per la casa.
No, lo voglio, non lo voglio lì. Ok, mi puoi creare dei cosi di legno per fare le mura? Non ho capito. I blocchetti di legno li puoi creare tu per fare le mura? Le assi? Quello ma che... non la volevi ipogea la casa? Sì, però dobbiamo rivestirla. Non arrivando gli zombie, senti, tu fai sta minchia di casa e io li tengo lontani. Ok, quindi tu mi copri le spalle mentre io faccio la nostra. Per carità di Dio, muoviti. Esistono le botole in Minecraft? Sì. Ok, ne sai crearla? Sì. E le scale? Si possono creare pure quelle. Però voglio fare le scalette quelle normali, non quelle a pioli. Lo sento che sono lento, perché quando vedo la gente giocare fa tipo pop 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 pop, io sono tipo ehi ehi ehi. Mentre tu fai le tue minchiate, io sono qua che combatto come il gladiatore, porca troia. Ok, quindi adesso abbiamo la scala, come vedi. Però no, la botola va qui. Ah! Cosa? Oh! Giulio, perché hai fatto esplodere tutto? Non è il creeper che t'ha visto a te e si è fatto esplodere. Redillo, come... redì il suo nome? Creeper. Oh, man! Ho capito. È un meme! Sciapo, chi su che lo sa? Sto facendo tanta fatica a giocare con te. Giulio, sto imparando, su, abbi pazienza. Lo so, ma perché stai facendo una casa sottoterra? Perché è bella! Allora, bisogna sopravvivere, non pensare alla casa sottoterra. Me l'hai preso in legno o no? No, perché mentre vado a prendere il tuo fucking legno esplodono i creeper, mi tirano gli arcieri. Un creeper, Giulio, uccidi. Dov'è? Non lo so, dietro di me. Oh no, no, oh shit. Oh shit, ah, non voglio più giocare a questo gioco. Ma perché ce ne sono così tanti? Oh, mi spieghi? Perché è il gioco. Sì, ma è giorno. Ma i creeper non muoiono con la luce del sole come gli scheletri e gli zombie. Ma perché? Perché è così il gioco. E allora rimangono lì a vagare finché non trovano qualcuno su cui farsi esplodere. No, o finché non despawnano perché non c'è nessuno nel loro chunk. No, no, ripeti il tuo... quella lingua. Il chunk è tipo... è tipo il chakra di Naruto. Una zona in cui il mondo è attivo. Cioè, nel senso, se tu non sei in quella zona, il mondo non è attivo, a meno che non sia lo spawn... o altre zone che scegli tu. Ok, mi puoi fare una botola adesso? Sai che con la botola non puoi fare... ecco, l'ho buttato legno, l'ho buttato. Tu con la botola non puoi fare quello che intendi. L'unico modo che hai per utilizzare la botola, sì, vuoi che te lo dica qual è? È avere la scaletta a pioli. Perché? Perché la botola occupa uno, quindi la tua casa sarà all'aperto, a meno che tu non sia un deficiente. Non sono un deficiente, ritira subito quello che hai detto. Ma hai capito quel che dico almeno? Adesso ti metto la tua fucking botola, guarda, eh. Oh, come facciamo noi a scendere quando tutto sarà chiuso? Apri. Ah, ho capito che dici. Serve che fai un ingresso. Ok, però puoi prendere altro legno. Prendo altro legno. Guarda, posso fare io. No, lo faccio io. Ma vai via, Giulio, ma perché hai fatto quell'affare strano lì sopra? È bruttissimo, fa cagare. Perché almeno siamo chiusi. Sì, ma sembra un boh. Senti, l'unico modo per fare una casa ipogeica, come l'hai voluta tu? Ipogeica è un termine sbagliato. Una casa ipogea è questo. Oppure la facevi con coscienza all'inizio e progettavi un posto dove entrare. Cazzo, Zora, mi tocca rifare tutto, mia, guarda. Io non ti aiuto più. C'hai da mangiare? Non c'ho da mangiare, ce l'ho ma non te lo do. Per favore. Non te lo sei meritato. Sei stato cattivo, antipatico. Che ho fatto di male? Mi stai distruggendo quello che ho fatto. Non ci passi. Come ci entriamo noi in sta casa? Stavo facendo la prova. Ok. No, la prova te l'ho già fatta io giocando 50 anni a Minecraft. Quella era la prova giusta. Sì, però anche tu devi darmi la chance di sbagliare. Dammi la possibilità di fare cappelle. Oh, ma cosa? Stai facendo la stessa cosa che ho fatto io, ma più brutta, bravo! Ma no, la tua non era più brutta. Non è vero, perché la mia era super ottimizzata. Tu hai fatto un cassone. Io metto il mio letto. No, no, no. Non hai capito. Cosa? Non hai capito. Noi sì, dormiamo su matrimoniale, Max, perché siamo una coppia. Che bella la nostra casetta. Un bel nido di giusto, amore. È giusto, leggermente quel poco claustrofobica. Wow. Mamma mia, sei ipogeica. Ipogea.
ipogea, non ipogei. Mamma mia, troppo ipogea. Bene, signori, io penso che per oggi è sufficiente. Abbiamo raggiunto. Per sempre, speriamo. No, signori, questo è quanto per questo primo, forse ultimo episodio. Io sentivo il bisogno di giocare a Minecraft perché, come ho detto, mi è venuta voglia forse di guardarlo. Signori, un cazzottino alla campanella, così, puh! Se sentite vaga necessità di un'altra dose del vostro caro zio Pedro di quartiere, potrete cliccare uno dei video in sovraimpressione o schiacciare il pulsante iscriviti. E come ho detto, ricordatevi di schiacciare quella dannata campanella. Giulio vi saluta, zio Pedro vi saluta, questo è quanto. Vi voglio bene, suppongo. Giulio mi odia. Un po'.